Buon pomeriggio, edizione straordinaria del nostro giornale per aggiornarvi sulla emergenza coronavirus. Dopo il nuovo record di morti, il Premier Conte è intervenuto nella tarda serata di ieri per annunciare un ulteriore passo per cercare di debellare il virus. Chiusura delle fabbriche, come abbiamo chiesto le regioni del nord, ma assicura che continueranno a restare aperti tutti i supermercati, i negozi di generi alimentari e di prima necessità. Ma al di fuori delle attività essenziali, consentiremo solo il lavoro in modalità smart working e attività produttive rilevanti. Riduciamo il motore produttivo dell'Italia, ma non lo arrestiamo. È una crisi più grave dal secondo dopoguerra. Ascoltiamolo. Confronti dell'Italia intera. Oggi abbiamo deciso di compiere un altro passo. La decisione assunta dal governo è quella di chiudere nell'intero territorio nazionale ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria, cruciale, indispensabile a garantirci beni, servizi essenziali. Abbiamo lavorato tutto il pomeriggio con i sindacati, con le associazioni di categoria, per stilare una lista dettagliata in cui sono indicate le filiere produttive delle attività, dei servizi di pubblica utilità, quelli che sono più necessari per il funzionamento dello Stato in questa fase di emergenza. Continueranno a rimanere aperti tutti i supermercati, tutti i negozi di generi alimentari e di prima necessità. Quindi fate attenzione, non abbiamo previsto nessuna restrizione sui giorni di apertura dei supermercati. Invito tutti a mantenere la massima calma, non c'è ragione di fare una corsa agli acquisti, non c'è ragione di creare code che in questo momento non si giustificano affatto. Continueranno a rimanere aperte anche farmacie, parafarmacie. Continueranno a venire assicurati servizi bancari, postali, assicurativi, finanziari. Assicureremo tutti i servizi pubblici essenziali, ad esempio i trasporti. Assicureremo ovviamente anche tutte le attività connesse, accessorie, funzionali a quelle consentite, a quelle essenziali. Al di fuori delle attività ritenute essenziali, consentiremo solo lo svolgimento di lavoro in modalità smart working e consentiremo solo le attività produttive ritenute comunque rilevanti per la produzione nazionale. E dunque, come avete sentito dal Premier Conte, il provvedimento verrà alla luce già a partire da domani e sarà in vigore fino al 3 aprile. La lista provvisoria delle attività che restano aperte conta circa una settantina di voci. Tra l'altro, salve le attività legate all'idraulica, all'installazione di impianti elettrici e di riscaldamento. Tra l'altro, c'è anche da dire che il decreto che il governo ha limato non includerà il rapporto ferroviario di passeggeri, il trasporto ferroviario di merci, quello marittimo ed aereo. Attiva la gestione fognaria e quella di raccolta dei rifiuti, esclusi infine i servizi di assistenza sociale, residenziale e non residenziale. Occupiamoci adesso di quanto avviene in Puglia, perché ci sono stati degli interventi di sanificazione sia per quanto concerne la città di Cerignola che anche quella di Manfredonia. Ma è sul piano sanitario che ci sono delle novità importanti e di non poco conto che arrivano proprio dal centro organico. Infatti l'ospedale di Manfredonia è finito nel caos dopo due casi di coronavirus. Virus, due reparti sono andati in quarantena e l'ASL Foggia ha aperto una indagine. Complessivamente 25 operatori dei due reparti che avevano avuto contatti con un paziente sono stati posti in quarantena. Bisognerà accertare eventuali responsabilità. La riapertura della struttura di cardiologia interessata appunto a questa vicenda sarà possibile al termine degli accertamenti a cui è stato sottoposto il personale. E adesso facciamo il punto sulla situazione della sanificazione, prima a Cerignola con il servizio che abbiamo preparato e poi a Manfredonia con Saverio Serlenga.
secondo fine settimana per l'emergenza coronavirus che interessa la città di Cerignola in provincia di Foggia. La città, con circa 60.000 abitanti, sta rispettando appieno le indicazioni del governo Conte emanate lo scorso 14 marzo. L'ordine, o perlomeno la condizione di rimanere a casa, viene ampiamente rispettato. Le scene che si possono vedere nelle immagini delle news TV ci dicono e danno l'idea di un clima surreale, strade vuote, qualche macchina che passa e qualche passante. Nella serata di venerdì 20 marzo è stato effettuato il percorso di sanificazione della città dalle 21 alle 24, così come disposto dalla commissione prefettizia, dopo la lettera con risposta giunta alla nostra redazione dal commissario straordinario Postiglione. Mimmo Siena, Speciale News Web 24. Per contrastare l'emergenza Covid-19 procede senza sosta l'attività di sanificazione ad opera dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale. Le immagini si riferiscono all'intervento straordinario sui porti di Manfredonia e Barletta. È stato effettuato un intervento straordinario di disinfezione e sanificazione di tutta l'area portuale, strutture, arredi e banchine, a salvaguardia degli operatori portuali e dei pescatori, il cui apporto soprattutto in questo momento risulta vitale per tutto il paese. Una squadra di tecnici disinfestatori altamente specializzati e aggiornati nell'uso di nuove tecnologie, avvalendosi di potenti macchinari e con l'ausilio di prodotti specifici, ha effettuato un intervento di sanificazione e bonifica del porto commerciale del bacino Alti Fondali di Manfredonia. Si tratta di interventi straordinari che l'ente ha predisposto nei 5 porti del sistema sin dallo scorso 24 febbraio, da quando cioè è esplosa l'emergenza legata al coronavirus. Ed è tutto per questa edizione straordinaria del nostro giornale. Le notizie dei nostri telegiornali li troverete come sempre sui nostri canali social, Facebook, YouTube e Twitter. Prossima edizione di Speciale News Web 24 con la seconda edizione della domenica alle 19. A più tardi.